Ho da fare. Che c'è? Papà! Papà, no! Hai già iniziato a cercare Martin Lee. Sono Peter Parker. Mi spiace per tuo padre. No, non posso scatenare una caccia all'uomo basata sui sospetti di Spider. Peter! Il solo modo per sconfiggere un mostro è diventarlo. E la polizia? Hanno trovato indizi su Lee? Non lo stanno neanche cercando. Yuri non vuole credermi. Allora dobbiamo trovarlo da soli. Lasciatelo! Lavora con noi! Ci siamo. A un mondo migliore. Charles Standish. Direttore finanziario della Oscorp, single, noto per la sua collezione d'arte. E se possiede un attico in quell'edificio, deve essere piuttosto ricco. Cosa cercavano? Solo registri contabili. Sul respiro del diavolo. E tu come lo sai? Giù! Preso! Ehi, hey, Yuri. Non ho scoperto niente di che da Standish, perché sono arrivati gli agenti della Sable e si sono messi in mezzo. Forse ho una pista. Una pista? Parli come uno sbirro. Vorrei dire come... Spider-Cop. Peter, come sta Standish? È al sicuro. Ok, bene. E i demoni? Erano in cerca di un nome. Hai una penna? Sì, vai. Dottor Isaac Delaney. Ok. Chi è? Cosa vuole? Speravo che me lo dicessi tu. Ci provo, dammi solo... Ah, dimenticavo. Hai lasciato da me quel rilevatore di Tombstone. Più tardi lo porto al laboratorio del dottor Octavius. Ti faccio sapere cosa scopro su Delaney. Ehi, hai tempo di controllare qualcosa per me? Forse. Se me lo chiedi, per favore. Su un tetto di Hell's Kitchen è stato notato un contenitore sospetto. Manderei gli artificieri, ma magari è solo il progetto scolastico di qualche ragazzino. Sì, lo so, c'è la crisi, bla bla bla. Quindi? Andresti a controllare, per favore? Ah, le paroline magiche! Ah! Tecnologia militare. Strano. Spider-Man, hai trovato uno dei miei punti di ricognizione. Chi è che parla? Domanda errata. Quella corretta è: riuscirai a disinnescare le mie bombe? Questo PC segnala la presenza di bombe nel quartiere. E stanno per detonare. Devo sbrigarmi. Non c'è molto tempo. Ok, una è sistemata. Ancora una, forza! Poteva andare meglio. Niente male con quelle bombe, ma dovresti lavorare sulla postura. Compromette la precisione. A che razza di gioco stai giocando? I giochi lasciamoli ai bambini. Io sono un professionista. E ben pagato. Il tuo cliente ha sprecato i suoi soldi. Le informazioni possono valere più del denaro. Ho imparato molto osservandoti. MJ, cosa hai scoperto su Isaac Delaney? Guarda la foto che ti ho inviato. Quale sarà Delaney? Non lo so. Dovrai andare alla festa per scoprirlo. Per fortuna ho già il costume. Festa di Halloween. Almeno sono già mascherato. Delaney indossa il costume di un mio nemico. Scopriamo quale. Sono tutti in costume. Bravissimi. Il dottor Delaney è qui. Devo trovarlo prima che lo faccia Martin. Ehi, perché quel ragno pianto? Hai comprato il costume da tutto a un dollaro? Mi scusi, è lei il dottor Delaney? Ah, Spider-Man, la mia nemesi! Stavolta non mi prenderai! Oh no, del fumo! Come farò adesso? È la tua fine, Spider-Man! Qual è quello reale? Sei mio! Ehi,
Ehi, ho lavorato su quel casco per una settimana. Devo trovare il dottor Delaney. È andato alla festa. Tu chi sei? L'amichevole Spider-Man di quartiere. Che simpatico. Cocò! Cocò! Sì, mangiate, piccoli miei! Voglio sentirvi gridare! Qualcuno a te! Qualcuno a te! Cerco Isaac Delaney. Credo sia sulla pista da ballo. Eccolo lì, la lucertola col camice. Ehi, c'è Spider-Boy. Sono la tua nemesi. Dobbiamo combattere. Magari più tardi. Qual è il problema, coda? Hai paura del mio possente corno? Cosa sei? Ehi, combatti! Combatti! Sei lo Spider-Man! No! Ma che diavolo? Oh, maledizione! State calmi! Ditemi solo cosa volete! È uno scherzo, giusto? Quelle non sono armi vere. Indietro, forza! Lascialo andare! Delaney. Mi state parlando? Chi siete? Lei lavora con qualcuno in un laboratorio Oscorp. E lei come lo sa? Non c'è tempo, Isaac. Mi dica il nome. La festa è finita lì! Forse la festa continua. Il nome... Dottor Morgan Michaels. Grazie. Scusi tanto! Ti riprenderai presto! No, di nuovo lui! Cosa gli ha fatto, Martin? Mi spiace, non avevo alternative! Yuri, mi serve aiuto. Hanno
stato segnalato una sparatoria alla ESU. Sì, sono io. Ti spiego tutto dopo. Ma ora devi trovare il dottor Morgan Michaels. Martin Lee lo sta cercando. Ricevuto. Spider-Man, chi è questo dottor Michaels? Credo sia lo scienziato a capo del progetto Respiro del Diavolo. Sai dov'è? Più o meno. La Sable sostiene che è sotto protezione in un rifugio da qualche parte in città, ma nessuno vuole dirmi dove. Credevo collaborassero con voi. Anch'io. Ok, forse so come trovarlo. Ti faccio sapere se ci riesco. Qui comando Sable, in attesa di... Ehi, hai trovato il dottor Delaney alla festa? Sì, ma anche Martin Lee. Oh no, cos'è successo? Martin l'ha corrotto e l'ha spinto al suicidio. È terribile. Dobbiamo fermare quell'uomo. Ci riusciremo. Prima di morire, Delaney ha fatto un nome. Morgan Michaels. Morgan Michaels? Chi è? Non lo so, ma scommetto che lavora sul Respiro del Diavolo. Hai scoperto qualcosa dal dossier del progetto? Sì, tieniti forte. Qualche anno fa Osborne ha chiesto a Fisk di costruire un laboratorio fuori dal controllo delle autorità. Un laboratorio? Per il Respiro del Diavolo? Se è pericoloso come sembra, non mi stupirebbe. Dov'è il laboratorio? Non lo so. Osborne ha ordinato a Fisk di distruggere tutti i documenti. Restano solo le fatture emesse dalla Fisk Construction e intestate personalmente a Osborne. Conoscendo Fisk, le avrà conservate per ricattare il sindaco. Tutto riconduce a Norman Osborne. Forse è ora di fargli un'improvvisata. Dubito ti dirà qualcosa di utile. Meglio non chiedere, infatti. Sul controllo sotto l'attacco dei demoni. Ok, da lì posso raggiungere l'ufficio di Norman. Prima di entrare devo disattivare i sistemi di sicurezza. Se mi scoprissero, potrebbero isolare l'intero edificio. Questo è l'ultimo. Perfetto. Ora posso accedere all'ufficio di Norman. Speriamo di trovare indizi su Michaels e sul Respiro del Diavolo. Aspetta, passo a una linea protetta. Io sono due passi avanti a te, Wilson. Ho già mandato i miei uomini a rastrellare i documenti. Se denunci il nostro accordo, sarà la tua parola contro la mia. E non sono io quello in galera. Aspetta. Norman è al telefono con Wilson Fisk. La statua Neo. Di cosa stai parlando? La statua Neo dalla casa d'aste. Deve trattarsi del dossier che ha trovato MJ. Chi ha il dossier? È in mano nostra, Norman. Ma non dice tutto. E questo mi costringe a compiere un'effrazione palesemente illegale, sebbene moralmente accettabile. Borioso figlio di un cane! Non è vero! Sereno, Norman. Sappiamo che avete allestito un laboratorio segreto per il Respiro del Diavolo. Ci resta da scoprire dove si trovi e che c'entri Michaels. Speriamo che il tuo computer possa aiutarci. GR27. Il capo ricercatore è il dottor Morgan Michaels, ma la posizione del laboratorio è oscurata. CRISPR controllate da IA. Se funzionasse, potrebbe curare qualsiasi malattia genetica. Fibrosi cistica, Huntington. È pazzesco! Inquietante. Wow. Il GR27 è il Respiro del Diavolo. È pensato per curare le malattie, ma al momento equivale a un'arma biologica. Il dottor Michaels è in possesso dell'unico campione. Ecco perché lì lo vuole. Se trovo Michaels, trovo il Respiro del Diavolo. Ehi, Pete, che c'è? MJ, senti questa. Il Respiro del Diavolo non è un'arma biologica, ma un trattamento contro le anomalie genetiche. Purtroppo è ancora imperfetto e lacera i tessuti invece di curarli. Dobbiamo rintracciare il dottor Michaels. La Sable non deve gestire una sostanza così letale. Forse ho una pista. Charles Standish si trova nel complesso Sable di Central Park. Se qualcuno può aiutarci a localizzare Michaels, quello è il CFO della Oscorp. Sto provando a raggiungerlo. Raggiungerlo? Quel posto pullula di guardie. Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare. A dopo, partner. MJ in un complesso della Sable. Rischia di finire male. Devo correre a Central Park. Dove diavolo sei, MJ? Oh, porca! Raggiungerlo! Quel posto pullula di guardie! Come pensi di raggiungerlo? Senza farmi notare.
A dopo, partner. Standish è lì da qualche parte. Devo superare quella guardia. Vediamo se le esche di Pit funzionano davvero. Chi è il genio che ha lasciato un circuito sulla recinzione? Togliti dai... Cos'è stato? Devo andare. Subito. I demoni uccidono chiunque sia collegato al respiro del diavolo. Standish è in pericolo. Standish è al sicuro. Chiudete le comunicazioni. Non voglio fughe di notizie su Michaels o sul respiro del diavolo. Roger. È nervosa. Standish deve sapere qualcosa del dottor Michaels. Standish. Oddio! Charles, dov'è il dottor Morgan Michaels? Ti manda a Martin Lee, vero? No. Se vuole uccidermi, deve farlo di persona. Diglielo! Non lavoro per i demoni e nemmeno per Sable. Sono una giornalista. E voglio fermare Martin Lee. Proprio come lei. Watson. Ho sentito parlare di te. Sable non vuole ascoltarmi. Tiene prigioniero Michaels sulla Bowery e conta di trasferirlo in un nuovo rifugio domani a mezzogiorno. Ma sta ignorando Grand Central. Grand Central? Ho sentito i demoni parlarne. Stanno andando lì per... Per cosa, Charles? Cosa vogliono prendere a Grand Central? Ma quello è... Ma che cosa... Charles! Non era un agente della Sable? No, decisamente no. Spiacente, Charlie. Ok, dobbiamo andare. No, aspetta, sa qualcosa! Il salvataggio più imbarazzante della mia carriera. MJ l'ha presa male. Ehi, ok, un'ultima cosa. Spiacente Charlie. Stendi uno sconosciuto, intralci le mie indagini e meglio che riesci a dire spiacente Charlie. È tutto uno scherzo per te. Cosa? MJ, no! Ho sbagliato, ok? Era per sdrammatizzare. Sdrammatizzare, certo. È il motivo per cui ci siamo lasciati, ricordi? Pensavo ci fossimo lasciati perché volevi dedicarti alla carriera. Ci siamo lasciati perché continuavi a trattarmi come una bambina. Non farlo, MJ. Lascia stare, MJ. Troppo rischioso, MJ. Non avrò superpoteri da ragno, ma non puoi tenermi sotto una teca. Ti sei introdotta in un complesso militare che... E sai una cosa? Possiamo parlarne un'altra volta? Che ne dici? Cosa hai scoperto su Michaels? Va bene. Michaels è da qualche parte alla Bowery. Sable lo trasferirà domani a mezzogiorno. Perfetto. C'è altro? Stava parlando di Grand Central prima che facessi irruzione, no? Sì, diceva... Non importa. Ascolta, devo andare, Peter. Ho del lavoro da finire. Peter. Questo dimostra che è ancora arrabbiata. Peter. Complimentoni, supereroe. Peter, dopo avviare un altro test, dove sei? Deve scusarmi. L'autobus ha avuto un guasto. Non c'erano taxi. Sarò lì appena possibile. Ehi, scusi il ritardo. Buongiorno, Parker. Buonasera. Ah, non importa. Controlla i neurosensori. Dobbiamo ridurre il tempo di risposta. Subito. Prova a scendere sotto i 3 millisecondi. Ci sono, Doc. 2,8 millisecondi. Bel lavoro, Peter.
Un discreto successo. Mi sembra incredibile. La aiuto? Sì. Doc, che succede? È così evidente? Per i medici è un disordine neurologico degenerativo. Forse è causato da sostanze tossiche con cui lavoravo durante la gioventù. Mi dispiace, posso aiutarla? Lo fai già? L'aspetto peggiore è che colpisce soltanto i muscoli. La mente continua a funzionare. Ma non basta più. Sei l'unico a saperlo. Manterrai il segreto. Ma certo. Forse dovresti cercare un posto più stabile. Sono venuto a lavorare per lei per quello che ha qui dentro. Le sue idee restano. E vale anche per me. Di che si tratta, Doc? Mai visto un materiale simile? Sembra incredibile, ma lo usano i saldatori. Offre un elevato isolamento magnetico e limita la contaminazione tra gli arti e l'interfaccia neurale. Doc, deve scusarmi. Mia zia mi ha appena scritto. Tranquillo, Peter. Pensavo anch'io di concedermi una pausa, dopo aver controllato la telemetria. Grazie. Sarò qui tra poche ore. Grazie ancora, Peter. Non so come avrei fatto senza di te. Zia May? Non dirmelo, sei in ritardo. No, a dire il vero sono già per strada. Hai sentito Miles? No, ma sua madre ha detto che stava arrivando. Perfetto, arrivo subito. Ciao! Che ci fai? Non si arrende. E ora come la mettiamo, moccioso? Ma che? Bisogna essere davvero così tanti per derubare un ragazzino. Stai bene? Sei Spider-Man. Lo stupefacente Spider-Man. Lo spettacolare Spider-Man. Sì, e qualche altro aggettivo usato da Jameson. Senti, hai avuto fegato. Ma in futuro lascia la lotta ai professionisti, ok? Ok, ma e se non ci fosse nessun altro? Beh, evita di litigare con gente grossa il doppio di te. Cioè, non mi fraintendere. Io affronto sempre gente più grossa di me. Ma io almeno... Oh, come lo scontro con Rhino sul ponte di Brooklyn. Che spettacolo. Ottimo esempio. Se l'altro è più grosso, sii più veloce. Chiaro? Certo, ma per te è facile parlare. Io non so combattere come te. Ok, prova. Sul serio? Sì, forza. Primo, occhio all'adrenalina. Respira, piano, calmo. Fronte al nemico. Aspetta la sua mossa. Usa i piedi. Lui si sbilancia e tu colpisci. Bam! Così? Sì, esatto. Bravo, riprova. Ma stavolta fallo davvero. Sì. Chiaro? Prova. Scusa. No, no. È giusto. Continua così e andrà bene. Ok. Ora basta. Vado. Ehi! Grazie. Sai... Di nulla. Ho colpito Spider-Man. Il rifugio è poco più avanti. Ehi, come va? Fratello, non ci crederai, ho appena incontrato Spider-Man.
Cosa? Incredibile! Gli hai mostrato la nostra app da hacker? Ah, no, non ci ho pensato. Sei un disastro, te l'avrebbe comprata di sicuro e adesso saremmo famosi. Gliela mostro la prossima volta. Ora vado, ho promesso a mia madre di essere puntuale. Ok, ci si vede. Oh, ciao mamma. Ciao tesoro, sei arrivato al rifugio Fist senza problemi? Sì, ci sono quasi. Miles, nessuno ti costringe a lavorare al rifugio. Tu l'hai fatto. No, io ti ho detto di scegliere. Sì, e preferisco questo alla terapia. Almeno qui mi rendo utile. Il tipo dice che ognuno affronta il lutto a modo suo. E questo è il mio. Ok, mi dispiace. Mamma. Sì? Non ne voglio parlare, ma non significa che non ti voglia bene. Oh, tesoro, ti amo tanto. Supereremo questo momento, ok? Devo andare. Ti chiamo mentre torno a casa. Li vedo dappertutto, amico. Facete i demoni dappertutto. Continuo a respirare oggi. Capisci? Torno subito. Cosa? Ehi, Miles, ciao. Scusa, ho fatto tardi. No, nessun problema. Bene, allora... Che posso fare? Perché non inizi a... ad ambientarti un po'? Sì, parla con qualcuno. Il caffè, quello funziona sempre. Caffè, bene. Io torno tra qualche minuto a vedere come va, ok? Sì... Oh, non preoccuparti di Hodges. Non morde. Molto. Sicuro? Caffè? Grazie. Che fa? Cerco di capire cos'è un dannato quark. È una particella subatomica. È la base da cui si formano protoni, neutroni, adroni. Subatomica. Ci sta. Bravo ragazzo. Dannato rottame. Diavolo. Non funziona più. Le dispiace se do un'occhiata. Eh? Abbiamo diversi tubi catodici a scuola. Posso provare a... Tubi cosa? No, bastano un paio di cazzottoni. E poi... va. O magari si è allentato un cavo. Va bene, allora. Come vuoi tu, signor Cervellone. Avanti, prova. Una folla di persone sta rendendo omaggio all'agente Jefferson Davis, l'eroe ucciso nell'attentato al municipio, che avrebbe salvato la vita ad alcuni dei presenti facendo scudo con il proprio corpo. Ehi, novellino, riempi qui. Il giovane figlio Miles e un fratello, Aaron. Mentre i capi di stato, celebrità e... Che cosa ha fatto di eroico a parte esplodere? I colleghi di Davis... Ernie, hai già incontrato Miles. Ci darà una mano qui. Saprai di suo padre, Jefferson Davis. È bello da parte sua che nonostante tutto sia venuto a fare il volontario. Non credi? Sì, sì. Grazie. Ascolta, io... Mi dispiace. Vieni, Miles. Andiamo in cucina da mia zia. Zia May, io devo andare, ma... Ecco i rinforzi. Oh, ciao, Miles. Benvenuto. Prendi un grembiule, lavati le mani, poi ti spiego cosa fare. Ehi, Peter. Grazie per prima. Prego. Quasi mezzogiorno. Sable starà per trasferire il dottor Michaels. Vado sulla Bowery a cercarlo. Ehi, Yuri. Vado sulla Bowery per assicurarmi che Michaels arrivi al nuovo rifugio, sano e salvo. Onestamente eviterei. Silver Sable non sembra apprezzare la tua presenza. Ah, e che vorrebbe fare? Spararmi? Sinceramente, non lo escluderei. Ah, magnifico. Resterò in zona, ma senza avvicinarmi. Per sicurezza. Siamo pronti, dottor Michaels. Il respiro del diavolo. Si chiama GR27, non... Non importa. Attenti, nelle mani sbagliate può... Non si preoccupi, siamo i migliori. Questo mi conforta. Codice 381 in partenza.
Prego, dottor Michaels. Che diavolo è? Benvenuto, dottore. Vattene, facciamo noi. Sì, come no. Yuri, sto inseguendo Martin Lee. Temo abbia preso il dottor Michaels insieme al respiro del diavolo. Ricevuto. Mando altre unità sul posto. Ha preso Michaels vivo ed è un bene. Forse per fargli produrre altro respiro del diavolo. Ah, devo fermare quel camion. O blindato, quello che è. Sistemare questi tizi prima di pensare. Non fermatevi! Ehi, non sparate! Wow! Il giudizio è alle porte! Lui sta arrivando per liberarci dai peccatori! Scusa! Arrenditi! L'olio dei freni! Qual è la situazione, Mike? Ci sto lavorando! Hai qui! Buono, questa la prendo io. Che stai facendo? Ti apro nuove prospettive. Ma che diavolo? Devo essere sincero. Speravo di portarti qui. Le mie abilità mi rendono persuasivo. Ho tenuto d'occhio. Mi aspettavo al municipio. Non ti sei presentato. Dov'eri? È reale o immaginario? È un peccato che siano morti in tanti senza un eroe a proteggerli. Quella gente ti ha salvato la vita, vero? Era qui a causa tua. E Norman voleva usarlo. Un gesto inutile alla fine. E in tutto questo dov'era Norman? Rintanato come un topo. Sapeva cosa sarebbe accaduto ed è fuggito. Norman è una piaga per questa città. Deve essere estirpato. La sua corruzione va eradicata. Norman si nasconde dietro una maschera di menzogne. Ma io mostrerò a tutti il suo vero volto. Indossa la maschera. Unisciti a noi. Grazie, ma passo. Onorente, onorente, ti unirai a me! Oh. Ah!
Tutte le anime perdute! Le vittime innocenti che avresti potuto salvare! Martin! Sei macchiato del loro sangue! I loro corpi si sono accumulati e tu non hai fatto nulla! Non posso salvare tutti! Cos'è una vita? È uno scambio equo. Una vita per le anime di una città. E tu difendi Osborn che se ne sta sulla sua torre d'avorio! Non è reale! Prostrati a me! Ti toglierò la maschera e svelerò a tutti chi sei! Le ombre mi sono fedeli e io donerò loro la forza! La maschera! Cosa? Devo distruggerla! Non ti abbandonerò alle tenebre, Martin! Ti sconfiggerò e annullerò la tua mente! Puoi tornare alla luce! No! Sta bene. L'hanno preso? Sì. Quanto è preoccupante? Molto. La cercano tutti! Il siero? Perso. Dei Descoia! Pensi di essere un eroe. Vuoi salvare la gente, ma procuri solo guai. È colpa tua. Colpa mia? Ma se aspettavo a voi? Due, davvero? No. Dobbiamo avvisare subito Osborn. Io vado. Grazie. Me ne ricorderò.